perché io per fortuna ho questo filo diretto con col Signore di questa corda della preghiera. Certo che qualcuno mi delude anche quando vedo in chiesa certe persone, magari se sapevano, se non hanno detto la verità. I dubbi di 30 anni mi stanno diventando un tarlo, lo ammetto. Però speriamo nella verità, il Signore me la deve dare. Mi ripete la frase che ha detto prima Marisa, che è venuta spezzata, che pensa che questo convento sia la tomba di Cristina? Sì, è da sempre. Noi in 30 anni che è più che stiamo cercando una verità su Cristina, abbiamo seguito tante piste, purtroppo anche coi sensitivi, perché la disperazione ci ha portato a Milano, ci ha portato da tante parti andare a cercare o chiedere aiuto in questo lato dei sensitivi. Però, come dice sempre mio fratello che sta là nascosto, i piedi per terra, perché anche lui, noi siamo in simbiosi, mio fratello Pino è un jolly per la mia famiglia, è sempre stato anche al di là di Cristina, della situazione di Cristina. E quindi qui ho sempre detto questa frase: Cristina è arrivata qui, la sua 500 è lì, dov'è quella macchina, era lì, e speriamo di trovare le ossa, almeno le ossa, con la verità, la vera verità.